Sì, signori, per i prossimi 25 minuti incollati ai teleschermi, perché abbiamo il nostro Giancarlo Dall'Aglio che ci deve dire cosa succederà sulle materie prime, termometro dell'economia mondiale. Buongiorno e benvenuto, Giancarlo Dall'Aglio. Buongiorno Emeric, buongiorno a tutti, cosa succederà? Sei l'uomo del momento, ci devi dire tutto, petrolio, gold, nat gas, le granaie, il copper, il rame, altro termometro dell'economia mondiale. Senti Giancarlo, basta, dimmi tu da cosa partire, prego. Possiamo partire dal petrolio, ma anzi no, partiamo dall'oro Emeric, perché già la settimana scorsa, lo ricorderai, avevamo detto, e certo, 2 settimane fa avevamo detto qualcuno mente, nel senso che le borse americane stavano continuando a fare nuovi massimi assoluti, praticamente un giorno sì e l'altro pure, mentre l'oro cominciava ad essere acquistato con decisione. E l'oro sappiamo che è il bene rifugio per eccellenza, quindi la settimana scorsa poi abbiamo visto che poco prima del termine dell'ottava, insomma, anche i mercati americani hanno cominciato a ripiegare seriamente. L'oro ha fatto un massimo quasi a $1,700 per oncia, l'esposizione net long, quindi rialzista netta in future opzioni da parte dei non commercial è ai record, ai livelli record, oltre 420.000 contratti, e questo significava anche che ci potevano essere delle prese di profitto, perché sappiamo che quando sono tutti long e quando l'esposizione è record non ci sono ancora troppe cartucce da sparare. In effetti un po' di correzione c'è stata, pur con la borsa in continuo ribasso in questi giorni, e credo che possano essere ritoccati questi massimi ancora. Abbiamo ancora più di $200 dai massimi relativi rispetto a quelli del 2011, 1920 area, e quindi significa che ci sono ancora spazi per poter acquistare il metallo giallo, che tra l'altro a livello di forza relativa ha fortissimo. Per esempio rispetto all'argento siamo a 91,8 in questo momento per quanto riguarda il ratio oro-argento, che tu sai che è un valore che guardo molto, perché appunto ci indica quanto appetito c'è verso l'oro e quindi avversione al rischio da parte dei mercati. Probabilmente è in atto una prima severa rotazione tra le borse e l'oro, o comunque una disponibilità a fare hedging, a coprirsi per le posizioni rialziste che ancora i fondi e gli hedge funds non vogliono abbandonare, e quindi insomma dobbiamo naturalmente a questo punto navigare a vista, perché ci sono motivi esogeni, il sicuro rallentamento della Cina, anche l'Italia è stata protagonista da qualche giorno in negativo, purtroppo so che ne avete parlato, vi ho ascoltato prima con Tasca, e niente, quindi sì, potevamo fare meglio, mettiamola così su questa cosa, in sì, termini comunicativi ancora. Tra l'altro l'Italia molto probabilmente ha condizionato anche i mercati americani per una volta, insomma, solitamente il contrario, ma in sì, questo caso nel male, però quello è il problema. Sì, 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 assolutamente, le notizie che provenivano dal nostro paese, sicuramente anche una certa cattiva comunicazione, insomma, ha anche provocato un po' di terremoto sul mercato americano, terremoto che comunque era nell'aria in ogni caso, perché sì, sappiamo che quando si comincia a vendere c'è sempre una scusa per cui il movimento comincia, il sistema è pieno di trading system automatici che semplicemente comprano e vendono, e in questo momento si vanno a liquidare posizioni e poi i software vanno a fare attenzione a livelli particolari su cui mettersi short oppure ricominciare a comprare. Insomma, credo che siamo su dei livelli critici e dobbiamo fare attenzione, perché l'oro è sicuramente un hedging, può sicuramente salire ancora, però i mercati americani ci hanno abituato negli ultimi mesi a sorprenderci sempre, cioè quando si pensava al raggiungimento di livelli che potessero provocare ulteriori cadute dei prezzi, invece sono sempre stati recuperati i massimi e sono stati fatti nuovi massimi assoluti, per cui navighiamo a vista e vediamo che cosa succede nei prossimi giorni. Dicevamo, rapporto fra oro e argento decisamente a favore del metallo giallo, il palladio è incredibile ma fa ancora nuovi massimi assoluti quest'oggi, più $65. Fa un po' ridere questa cosa, perché insomma
se guardiamo tutto il resto del mercato si vende praticamente tutto, eppure insomma il palladio con questo boom degli ultimi mesi continua a macinare record su record. Ovviamente poi anche lì si verrà giù con l'ascensore dopo essere saliti con le scale e di corsa, insomma siamo prossimi a 2007 e 60. Emeric, la settimana scorsa chiedevi di dare un'occhiata anche, o meglio un telespettatore chiedeva di dare un'occhiata al nickel, e quindi ho preparato anche prego nickel, un grafico del nickel per mostrare come invece il movimento del nickel sia stato quello che un po' ci aspettiamo prima o poi avvenga per il palladio, cioè grande salita dei prezzi, grande interesse e poi ritorno sui livelli di qualche tempo fa. Insomma, livelli però su cui probabilmente nel momento in cui si calmassero le acque sarà forse possibile acquistare. Sapete che il nickel è una di quelle commodity, come anche il palladio, che io non tratto, guardo ma non tratto, perché c'è tanta illiquidità e perché diventa veramente pericoloso posizionarsi su un mercato che magari fa il fixing giornaliero o su cui ci sono pochi scambi e ti trovi il giorno dopo magari in una posizione che è contraria a quella del movimento del mercato e gli diventa dura uscirsene. Quindi queste materie prime naturalmente vanno magari osservate a scopo didattico per vedere un po' come funziona quel tipo di trend, quel tipo di tendenza nuova del mercato, ma attualmente ecco, non credo che il nickel sia una commodity su cui fare business serio. Va bene, prego, petrolio? Abbiamo finito con i metalli? Petrolio, sì, con i metalli abbiamo finito. Petrolio ha rotto il supporto in area $50, correlandosi molto bene con le borse, ma lo avevamo anticipato, Emeric. Dico da settimane, attenzione, perché se le borse correggono il petrolio può rompere i 50 tranquillamente, perché soprattutto in casi di andamento negativo del mercato il petrolio è correlatissimo. D'altra parte avevamo visto una debolezza relativa del petrolio piuttosto evidente all'inizio dell'anno, dall'inizio dell'anno fino alla fine del mese di gennaio, inizio febbraio, il tentativo di rottura negato e poi un rimbalzo che però è stato stroncato proprio nel momento in cui gli indici americani hanno cominciato la loro correzione importante, veloce, piena di volatilità. Avevamo un VIX circa 28 ieri, ancora in aumento, quindi insomma c'è tanto nervosismo. Dove può andare il petrolio? Diciamolo nuovamente, insomma, il minimo del 2018 è stato a $43, $43.50 nel mese di dicembre. Gli americani producono con un costo di produzione fra i 50 e i $40. C'è una possibilità molto grande da parte dell'OPEC di prorogare e anche aumentare i tagli di produzione. Ricordiamoci che scadono a fine marzo, quindi a breve. C'era già stato un tentativo qualche settimana fa da parte dell'Arabia Saudita di far passare una proroga e anche un aumento dei tagli, negato in quel caso dalla Russia, però se i prezzi dovessero cominciare ad andare verso i $45, mi aspetto che l'OPEC possa fare una riunione straordinaria con taglio immediato della produzione. Siamo attualmente a 1.700.000 barili di tagli, ma possono aumentare tranquillamente e sarebbero tutti molto più tranquilli, perché il petrolio, nonostante tutto, è ancora il motore del mondo per quanto riguarda l'energia, e quindi è importante sia per l'Arabia Saudita ma anche per gli americani mantenere le quotazioni sopra i $50. Certo, in una fase di mercato dura come questa, in cui magari i sistemi vendono in automatico, ci vuole una notizia, ci vuole uno shock che appunto freni il ribasso e riporti le quotazioni un po' più su. Anche qui prossimi target 40, 48, 45, 43 e mezzo, e vediamo se ci saranno manovre da parte dell'OPEC, soprattutto vediamo se il movimento degli indici americani si ferma oppure no. In caso di ripresa delle quotazioni o fase laterale, sono convinto che anche il petrolio insomma cesserebbe la sua discesa, e in ogni caso queste sono tutte occasioni che poi si presentano sul mercato, per esempio per i venditori di put, perché cominciamo ad andare in area valore e quindi per esempio sotto i livelli $32-$30 comincia a diventare molto interessante.
Va bene, altro energetico? Sì, natural gas ovviamente non può mancare, perché insomma i rialzisti sono preoccupati da questa continua discesa dei prezzi. Anche questa mattina un'altra rottura al ribasso dei minimi della Stavano andando sui minimi, minimi quelli di cos'è, marzo di 2016 addirittura. Sì, siamo sulla, io ti ho mandato la scadenza a giugno perché è già una scadenza estiva, Emery, ma siamo addirittura sotto quota 1.9. Insomma, siamo 1.77 adesso, meno 3.27 in questo momento. Sì, il ribasso è molto severo. E naturalmente guardiamo le scadenze estive, perché ormai l'inverno agli sgoccioli è stato un inverno molto mite. La produzione americana è ancora molto forte e i dati parlano chiaro e giustificano il ribasso, oltre al fatto che si vende perché c'è una congiuntura negativa in questo momento e ci si aspetta un rallentamento globale. C'è la Cina che ha tante attività ferme e quindi potrebbe venir meno l'import previsto per il 2020, anzi sicuramente le cifre sono già cambiate. Abbiamo un più 35% anno su anno di surplus di scorte, che è una cosa enorme, non si vedeva da anni, un più 9,2% rispetto alla media a 5 anni, e abbiamo ancora praticamente una primavera costante, nel senso che il freddo vero non è mai arrivato, previsioni ancora per temperatura sopra la media. Però attenzione, perché se avessimo invece una prospettiva di un'estate molto calda, e allora lì le quotazioni potranno riprendersi, perché ci saranno aumento della domanda e dei consumi per alimentare gli impianti di climatizzazione negli Stati Uniti, per alimentare appunto le grandi industrie, anche le case dei privati, proprio attraverso questa commodity. Credo che possiamo essere vicini a dei minimi importanti per il gas naturale. Va bene, allora, Natgas, cosa facciamo? Andiamo in pausa e poi abbiamo granaglie, soft. Abbiamo le agricole, sicuramente. Le agricole, dai, allora facciamo così, andiamo in pausa, resti con noi Giancarlo? D'accordo, d'accordo. Subissato di richieste Giancarlo Dall'Aglio per le materie prime, giustamente. No, devo andare avanti, ho ancora tempo, no, allora andiamo avanti, vai subito, okay. Granaglie. Bene. Bene, bene. Allora, soia, che è sottovalutata a mio avviso, ma che continua a soffrire per la situazione internazionale e soprattutto perché manca la domanda importante della Cina. Qual è il problema qui? I cinesi nella ratifica della fase 1 dell'accordo con gli Stati Uniti avevano assunto un impegno di 80 miliardi di prodotti agricoli da importare durante il 2020, 200 miliardi nei prossimi 3 anni. Insomma, cifre abbastanza importanti se pensiamo che il massimo dell'import del 2013, cioè degli ultimi anni, è stato intorno ai 27 miliardi. Una media di 24 miliardi per gli altri anni, fino al 2017. Nel 2018 è arrivata la guerra commerciale che aveva fatto crollare questi numeri. Quest'anno ci si aspetta quindi una ripresa fortissima delle importazioni, che però al momento non può arrivare perché i cinesi, come sappiamo, sono in grossa difficoltà, nonostante le disponibilità date. E quindi la soia è stata la più bastonata dalla metà del 2018 in poi, perché era la più importata in Cina, continua ad essere piuttosto sottovalutato il prezzo. Aspetteremo naturalmente la fine di marzo per vedere i numeri finali delle intenzioni di semina. Questo è uno dei report più importanti del mondo, del Dipartimento per l'Agricoltura americano. Si pensa che sarà seminato molto meno grano, addirittura ai minimi dal 1909, per il prossimo raccolto. Anche per la soia potrebbe esserci una lieve riduzione delle semine, e questo potrebbe rilanciare le quotazioni, oltre magari a un miglioramento della situazione relativa al coronavirus e quindi a una ripresa delle attività. Per il momento siamo su supporti abbastanza importanti, perché siamo in una fascia di prezzo che è stata testata già sul grafico continuo a fine di novembre dello scorso anno e anche a fine gennaio, ed è un po' più giù rispetto ai livelli attuali. Guardiamo naturalmente le scadenze estive, ma guardiamo soprattutto la prima scadenza del nuovo raccolto 2020-2021, che è la scadenza novembre 2020. Quindi insomma facciamo un po' riferimento lì per le nostre operazioni, per i nostri prezzi. Sono abbastanza positivo sulla soia, sempre che appunto non ci sia
ulteriore peggioramento del sentiment generale sui mercati. Per quanto riguarda il grano, invece, ripeto, c'è una prospettiva di semina molto inferiore. Il grano sta testando la media 200 sulla scadenza luglio 2020, viene da una discesa abbastanza importante dei prezzi rispetto ai massimi relativi fatti segnare a gennaio. Si punta molto sull'export per il grano e questo è stato uno dei motivi che appunto hanno provocato un ribasso delle quotazioni, il fatto che questo export si è arrivato verso alcune parti del mondo ma non verso la Cina. Se devo sceglierne una fra soia e grano, preferisco la soia in questo momento. Passando alle soft, Emeric, sì. Abbiamo il caffè che rimane molto interessante con una volatilità in netto aumento, c'è un altro tentativo di rialzo dei prezzi, vedi questa lateralità che ha caratterizzato le ultime due settimane con volatilità in aumento, volatilità implicita al 39-40% circa, quindi su livelli importanti, e caffè che secondo le nuove proiezioni potrebbe avere un raccolto inferiore rispetto alle prime aspettative in Brasile, e soprattutto ci possono essere difficoltà in Vietnam, secondo produttore mondiale, alle prese tra l'altro il Vietnam con un'influenza aviaria, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti, e anche in Colombia c'è qualche difficoltà. D'altro canto però il prossimo raccolto sarà un raccolto che vede una migliore qualità delle piantagioni, perché il ciclo biennale è nella fase on di miglioramento della qualità del raccolto e quindi non possiamo aspettarci livelli di prezzo elevatissimi, anche perché comunque il raccolto brasiliano a quanto pare rimarrà in un intervallo fra i 57 e i 62 milioni di sacchi, quindi su livelli veramente molto elevati. Inoltre c'è il problema della domanda, perché la Cina ambiva a diventare uno dei primi 10 consumatori di caffè al mondo, dovranno rimandare perché ovviamente si è fermato un po' tutto. Starbucks ha fermato l'apertura dei suoi bar e anzi ne ha temporaneamente chiusi molti in attesa che si ripristini una situazione di tranquillità. Va bene, senti, abbiamo forse ancora 30 secondi, dimmi qualcosa di cui non possiamo fare a meno. No, qualcosa di cui non possiamo fare a meno è impossibile, perché credo che possiamo non fare a meno per esempio della tavoletta di cioccolato per chi è goloso, però se andiamo a vedere il cacao, vedi che in Oriente cominciano a farne a meno, e questo è il motivo del ribasso del prezzo del cacao degli ultime giornate. Era un prezzo piuttosto elevato, derivante anche da un accordo, una specie di cartello fatto fra Ghana e Costa d'Avorio, primi due produttori mondiali di questa commodity, però sta venendo meno la forte domanda cinese e orientale che aveva caratterizzato gli ultimi mesi e che aveva portato le quotazioni a test di 3.000. Quindi ecco spiegato il motivo del ribasso. Se ne può fare a meno? No, il cioccolato è buonissimo e lo possiamo comprare a prezzi migliori tra poco. Allora, Giancarlo, ovviamente se ci fosse qualche altro movimento particolare, fai una cosa, contattaci, così almeno facciamo un collegamento extra, visto che le materie prime in questo momento sono assolutamente sensibili. Grazie mille, come sempre, Giancarlo Dall'Aglio, commoditiestrading.it, se volete essere aggiornati puntualmente, il sito che gestisce il nostro amico Giancarlo e anche altre persone, onore al merito perché leggo ogni tanto anche altri redattori che scrivono veramente molto bene. Grazie Giancarlo, alla prossima! Grazie a tutti voi, buona giornata! Terminiamo qua Commodity Trading, andiamo in pausa e cominciamo subito con analisi tecnica. Andrea Cartisano con noi!